Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi porto con me alla mostra della zucca. Dovete sapere che a Genova, in una località che si chiama Murta, tutti gli anni viene organizzata questa mostra della zucca. È una mostra, però poi in realtà è una festa perché c'è un'esposizione di tutte queste zucche, ma è una festa perché comunque ci sono prodotti tipici, ci sono manifestazioni particolari. È veramente una festa molto molto carina. A me piace tantissimo, ci vado tutti gli anni e quest'anno ho pensato di portarvi con me. Vi racconto brevemente la storia. Questa mostra nasce nel 1987, poi da lì in avanti praticamente tutti gli anni hanno deciso di fare questa mostra e è patrocinata dal comune di Genova, quindi è una mostra abbastanza importante per la città. E la cosa particolare è che ogni anno c'è un tema specifico, quindi ogni anno si parla della zucca legata ad un tema particolare. Mi ricordo che qualche anno fa il tema era la zucca utilizzata in medicina, quest'anno invece si parla di riciclo perché appunto il titolo è Zucca, Zucconi e Cervelloni, perché si parlerà appunto di tutte le fasi del riciclo, quindi anche delle bioplastiche, insomma, quindi ci saranno praticamente delle esposizioni legate anche a questo argomento, ma non solo, perché ovviamente ci saranno tutte le zucche, la più grande, la più lunga, la più bella e la più strana, e chi partecipa potrà votare, quindi potrà votare la sua zucca preferita. Quindi si potranno appunto selezionare le zucche che piacciono di più, metterle in un'urna e poi alla fine verrà estratto il vincitore. Quindi anche questa è un'iniziativa molto carina. Questa non è l'unica iniziativa perché ci sono i lavoretti scolastici, ci sono i prodotti tipici, quindi si potranno acquistare tutti i prodotti a base di zucca, si potrà mangiare lì perché comunque lì c'è un menù a base di zucca, ci si potrà insomma fermare a pranzo, quindi è veramente una cosa molto molto bella e molto originale. Quello che vedrete adesso è, diciamo, una specie di vlog, non è proprio un vlog tipico, ma una specie perché ho unito degli elementi in cui c'è un po' di vlog e poi qualche fotografia, sempre comunque con il mio commento sotto. Però basta con le chiacchiere e andiamo alla mostra della zucca. Siamo all'ingresso della strada che ci porterà alla festa della zucca. Adesso andiamo insieme a percorrere un pezzettino di questa strada. Intanto qui ci troviamo di fronte a una tipica mulattiera ligure genovese, proprio tipica. Poi qui c'è il bosco, perché comunque per arrivare su dovremo attraversare il bosco. C'è un paesaggio veramente molto bello. Siamo proprio in piena campagna all'interno della città. I colori sono stupendi, perché comunque è autunno ed è fantastico, e tra l'altro qui si fanno incontri particolari, perché come vedete stiamo incontrando questi personaggi, stiamo incontrando le pecore e sono veramente una cosa fantastica. Poi andando su si può vedere una bellissima casetta nel bosco. Questa è proprio una casetta tipica immersa nel bosco. Guardate com'è suggestivo con questi colori autunnali, è veramente uno spettacolo. Poi quando andiamo su possiamo vedere che le persone hanno addobbato le loro case proprio in occasione della mostra della zucca. Qua c'è una bella composizione di zucche. Poi questa persona in particolare ha messo anche delle streghe che ricordano un po' Halloween. Andiamo avanti e ci ritroveremo di fronte a questa strada che ci porterà su. E qui c'è una cosa particolare. Questa è una casa tipica che io mi sono sempre chiesta come fa a stare in piedi, perché come potete vedere ci sono tutte le impalcature, però pare che stia miracolosamente in piedi. Poi qui, cameraman avanti, qui c'è la strada che ci porta su alla mostra della zucca. Lì c'è la chiesa, fai vedere la chiesa, vieni su. E questa è la strada che, come vedete, è un po' ripida, che ci porta su. Io adesso ne farò un pezzettino insieme a voi e poi vediamo quando arriviamo su che cosa troveremo. Ecco, siamo arrivati, siamo sulla piazza principale, su questo edificio c'è proprio l'insegna Mostra della Zucca che è arrivata alla sua 31ª edizione. Andiamo dentro, andiamo a vedere com'è quest'anno. Siamo arrivati alla festa della zucca, come potete vedere ci sono queste bellissime zucche qui all'ingresso. Sono
Sono veramente tutte molto particolari. Adesso facciamo un bellissimo giro. Quando siamo entrati, mi hanno dato un bellissimo adesivo da attaccare sulla giacca. Adesso cerco di farvelo vedere, di mostrarvelo. Eccolo qui, mi hanno dato questo, I love Murta, bellissimo. Ecco, questo è l'ingresso principale, siamo proprio all'entrata della mostra della zucca. Siamo circondati da zucche, c'è una bellissima scenografia qua dentro. Abbiamo delle zucche lunghe che hanno appeso in questo modo, secondo me è un modo molto molto originale. Poi, essendo la 31ª edizione, ci sono i riferimenti, appunto, qui come vedete c'è scritto 31ª edizione, ci sono tutte queste zucche colorate, qua ci sono le zucche un po' più grosse, tutti hanno fatto una zucca, hanno fatto una foto abbracciando questa zucca arancione bellissima. Qui c'è questa composizione a base di zucca che è veramente molto carina, secondo me. Qui hanno messo un'ape con tutte le zucche sopra e anche questo mi sembra originale. Si possono anche degustare degli ottimi vini, cosa che io non ho fatto perché sono astemia, però insomma c'è la possibilità anche di bere del buon vino. Questa è una casetta con le tipiche streghette attaccate, comunque la zucca ricorda anche questo. Abbiamo tantissime zucche in ogni angolo, è veramente bella questa mostra. Poi, come vi dicevo, c'è la possibilità di votare la zucca più bella, la più lunga, la più strana e la più grossa, e questa è l'urna in cui potete mettere la votazione. Abbiamo poi delle ricette a base di zucca con questo libro in cui sono riportate queste ricette. Poi entrando troviamo altre zucche, quindi qua c'è uno scaffale, sono tre scaffali in realtà, tutti pieni di zucche, anche questo è molto bello perché possiamo vedere proprio tante zucche diverse. Questa è la fontana, è veramente bella anche questa, tutta decorata con le zucche. Ora parliamo di dolci. Qui entriamo dove vengono venduti tutti i dolci. Qua, come vedete, c'è appunto un punto vendita, diciamo così. E possiamo trovare tutti i prodotti a base di zucca e c'è un profumo qua dentro che voi non immaginate. Questi sono i dolci, ci sono le marmellate, ci sono i biscotti, queste sono le torte di zucca. Poi ci sono dei panini dolci alla zucca che sono buonissimi, sono questi, sono fantastici, ragazzi, non potete immaginare quanto siano buoni. E ci sono poi le marmellate di zucca e il miele tipico. È veramente una cosa stupenda. Poi qui vengono fatte delle torte di zucca da mangiare sul momento, non immaginate che profumo che c'è, è veramente inebriante. Qui ci sono queste tre, quattro zucche così tagliate in questo modo molto decorative. E ora andiamo a scuola perché i ragazzi, gli alunni della scuola elementare di Murta hanno fatto dei lavoretti dedicati alla zucca. Entriamo, questi sono appunto i lavori che hanno fatto. Questa è la scuola in cui comunque possiamo vedere tutto. Addobbato con la zucca, veramente sono stati bravissimi questi bambini. Hanno fatto delle bellissime composizioni a base di zucca. Questa mi piaceva tantissimo in particolare. E poi c'è anche la possibilità di vedere appunto i disegni che hanno fatto i bambini, li hanno tutti esposti in questo modo. E si può inoltre partecipare alla lotteria, quindi pescare un tappo, vincere una piccola cosa e poi mandare il ricavato in beneficenza. Questa è la chiesa di Murta. Adesso andiamo un momento in chiesa perché anche la chiesa comunque si prepara alla festa della zucca mettendo tutte delle decorazioni all'interno con la zucca, appunto composizioni floreali, insomma è molto particolare. Questa è la chiesa, vi faccio vedere una panoramica proprio della chiesa in generale e come potete vedere anche in chiesa ci sono delle piccole zucche posizionate appunto nei vari angoli della chiesa. Queste sono tutte delle zucche molto piccoline, molto belle, che comunque sono state messe appunto all'interno della chiesa. Questo è l'altare, come vedete c'è una bella composizione floreale con la zucca, quindi anche la chiesa partecipa. Abbiamo finito il nostro giro, questa è la strada che ci riporterà a valle e qui c'è un bellissimo paesaggio, quindi è veramente molto molto suggestivo. C'è il muro purtroppo, quindi riesco a farvi vedere solo una parte, però è veramente un paesaggio carino e suggestivo. Siamo di fronte al tipico paesaggio di campagna con l'orto e le colline dietro, è veramente bellissimo.
Eccoci di fronte a un altro paesaggio veramente molto suggestivo. Qua si vede una parte della città dall'alto, veramente molto bella. Tra l'altro c'è una luce un po' così, ma ci sono tutti i colori dell'autunno, veramente molto molto carino. Siamo quindi stati alla festa della zucca e abbiamo acquistato un po' di prodottini tipici a base di zucca. Questa è la tipica torta di zucca. Questi sono i panini di zucca dolci, quindi con lo zucchero. Poi questa è la marmellata di zucca, confezionata in questo modo, è molto carina. E poi abbiamo deciso anche di prendere un biglietto della lotteria e abbiamo vinto questa pallina di Natale con l'adesivo I Love Morta e con i cioccolatini. Ecco, questa è stata la mia giornata alla mostra della zucca. Sono stata veramente benissimo, mi è piaciuta tantissimo. Se vi ho incuriosito e è piaciuta anche a voi, tenete presente che potete vederla ancora per il prossimo weekend. Quindi sabato e domenica prossima sarà ancora possibile andare alla mostra della zucca, perché comunque ogni anno viene fatta su 2 weekend. Io spero che chiunque di voi sia interessato, magari quelli che sono più vicini alla Liguria, ovviamente, spero davvero che andiate a vederla perché è una cosa molto molto originale. Io adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.